Ciao a tutti da AC News. Vediamo il trailer di Boris il film. Subito dopo le notizie di oggi. Il regista è un uomo che sogna il cinema fin da bambino. Molti di voi hanno diviso con me più di 15 anni di progetti. Ora si apre una nuova fase. Ci saranno tanti altri progetti che noi faremo ancora insieme. Vai! Ma non questo film. Vieni. Io te rompo il culo. Boris al cinema. Con l'impepata di cozze. Boris al cinema. Tu sei biascica? Tu pensi che io sia una zoccola? No, io non sono biascica. Però sì, penso che tu sia una zoccola. Voglio qui Boris. Il presidente della Camera, Gianfranco Fini, te lo faccio io. Ma non c'è Fini nel mio film. È un errore, tu vuoi fare un film sull'Italia senza Gianfranco Fini, Renato? Azione! Scusami, René, non ti stavo ascoltando, è che è andato via il personaggio. Do 10.000 euro se mi fai un primo piano. Dopo la TV c'è il cinema, dopo il cinema la radio e poi la morte. E io me ne vado alla concorrenza. Che minchia dice? Guarda, chiudi gli occhi, adesso riapri. Eccola la concorrenza! Dai! Vabbè, ma tu sei un rincoglionito. Perché? Che ho fatto? Cioè, noi ufficialmente stiamo cercando un attore per il ruolo faccia di merda. E che buon vino! Buona! E quindi voi venite da questo paese bellissimo dove se uno volesse trovare degli stupefacenti di buona qualità non avrebbe problemi. Ma a Grotta Ferrata qualcosa si rimedia. Stop! Facciamo un bel progetto alla Gomorra. Un grande libro, un grande regista e un film in cui ci si capisce o non ci si capisce. Io non ci ho capito un cazzo. Boris, il film, dal 1° aprile nei cinema. Dopo l'enorme successo televisivo, la serie TV Boris diventa un film. René Ferretti, regista di fiction scadenti, incentrate su intrighi ospedalieri e drammi in costume, ha finalmente la grande occasione della vita, dirigere un film d'autore. Ma quello che inizialmente sembra un sogno diventa presto un terribile incubo. Il mondo del cinema è peggio di quello della TV. In Boris il film si riunisce il cast al completo della serie e gli autori Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e Luca Vendruscolo firmano anche la regia. Charlie Sheen continua a far parlare di sé. Dopo essere stato licenziato dalla sitcom Due Uomini e Mezzo a causa dei suoi continui problemi legali, ora l'attore avrebbe ricevuto la proposta di dirigere la versione pornografica della stessa serie, Due Donne e Mezzo. Nel cast, tre famose attrici hard, tutte ex dello stesso Sheen. E per oggi è tutto, arrivederci da AC News.